Allora, cambia l'atto introduttivo. Ci sono nuovi poteri del giudice. Al giudice viene data la possibilità veramente di decidere, molte volte inaudita altera parte, ovviamente con tutte le garanzie successive entro i 15 giorni, poi lo spiegheranno bene i relatori, io sto facendo semplicemente una sintesi al massimo. Addirittura in molti casi si potrà decidere dopo 3 mesi dal deposito del ricorso, cioè se la causa è considerata matura si va direttamente a sentenza, e questo è un po' il vero, la vera finalità della riforma Cartabia, cercare di evitare quanto più possibile istruttorie, anche se l'istruttoria non è che ovviamente è stata abrogata, ci mancherebbe, però si cercherà, secondo me, in base anche un po' a quello che abbiamo sentito a Roma con il presidente genovese, il presidente della prima sezione, che abbiamo avuto ospite qualche tempo fa, certo, insomma, credo che ci saranno moltissimi provvedimenti con istruttorie negate o ridotte ai minimi termini, perché altrimenti poi viene a snaturarsi quella che è la finalità di fondo della legge Cartabia. Poi i poteri del pubblico ministero, anche su questo ci sarebbe un po' da discutere. Quali pubblico ministero, in che senso, perché è molto generica la riforma in ordine all'articolo 3, perché può essere un VPO, è un magistrato togato, deve essere presente fisicamente all'udienza, questo non lo sappiamo. Indubbiamente adesso potrà svolgere indagini, c'è la cosiddetta azione civile che è molto simile all'azione penale, acquisire atti, fare accertamenti, delegare la polizia giudiziaria, la polizia tributaria, indubbiamente potrebbe essere una garanzia, ma la possiamo considerare a questo punto una vera e propria parte del processo. Per cui aspettiamoci anche delle iniziative, anche delle memorie difensive del pubblico ministero, delle istanze. E da questo punto di vista, ecco, ci trova un po' impreparati, perché è vero che da sempre il pubblico ministero è parte, se vogliamo, delle procedure familiari, ma io non ne ho visto mai uno in vita mia, e al di là di qualche visto io non ricordo memorie o in qualche modo impugnazioni di qualcosa. Poi indubbiamente la riforma Cartabia, come aspetto assolutamente positivo, mette al centro il minore. Quindi non è più un diritto di famiglia adultocentrico, ma è un diritto di famiglia minore centrico, perché l'ascolto del minore, almeno così come sarà calibrato e per quello che si sta in qualche modo discutendo, sarà indubbiamente una fase decisiva, un po' c'è sempre stato negli ultimi anni con la legge 54 del 2006, però sarà ancora più pregnante l'ascolto del minore. Dovrà farlo il giudice, potrà avvalersi di un ascolto indiretto con gli ausiliari, ma finalmente si apre lo spiraglio della partecipazione degli avvocati e delle parti durante l'ascolto del minore. Per la verità su questo io avrei qualche riserva, perché se ci vanno due avvocati che hanno diciamo così a cuore veramente gli interessi del minore, ben vengano anche gli avvocati, ma durante una fase così importante, francamente, è molto delicata la questione, perché spesso e volentieri, insomma, noi colleghi, presi un po' dalla foga agonistica, possiamo anche eventualmente in quel momento essere di disturbo rispetto a una fase che secondo me andrebbe fatta nel chiuso di una stanza del giudice con la presenza di uno psicologo, anche se in effetti la legge Cartabia, ma anche prima, prevede la videoregistrazione. Poi, come dicevo prima, c'è la possibilità di introdurre due domande, quindi separazione e divorzio. Chiaramente tutto rimane fermo per quanto riguarda i termini alla legge 55/2015, quindi in buona sostanza bisogna ottenere prima di tutto una sentenza parziale di separazione per procedere al divorzio, e tutto questo evita il doppio binario, quindi due procedure distinte e separate. Tenete presente che su questo la riforma Cartabia è stata coerente, perché nel 98% dei casi le persone che chiedono la separazione poi chiedono il divorzio, o quantomeno non tornano indietro, voglio dire. Quindi credo che da questo punto di vista, tra l'altro, è una scelta, si può anche chiedere solo la separazione, su questo non c'è dubbio. Poi c'è il cosiddetto piano genitoriale, che è un'altra assoluta novità della riforma Cartabia, che riguarderà appunto i tempi di permanenza e di disponibilità dei genitori rispetto ai figli, tutto ciò che riguarda le attività scolastiche ed extrascolastiche, i rapporti con i parenti e con gli amici, le vacanze estive, cioè tutta l'organizzazione della vita dei figli. Mi pare che da questo punto di vista sia veramente condivisibile questo aspetto della riforma.
Ci sono poi una serie di cose, per esempio, di cose molto importanti da sottolineare. Per esempio, la mediazione familiare nella nera riforma Cartabia ha veramente un ruolo e una dignità che mai avuta prima. Ovviamente, attenzione, la mediazione familiare non è possibile in caso di violenze, perché la riforma Cartabia, anche all'interno della propria riforma in tema di famiglia, fa riferimento alle violenze intrafamiliari, che sono indubbiamente la piaga più grave del nostro paese, soprattutto le violenze di genere, le violenze nei confronti delle donne. E la riforma Cartabia interviene e rende ancora più pregnante quello che è il collegamento tra la giurisdizione penale e quella civile. Voi sapete che già col codice rosso c'è l'obbligo che il giudice penale e il giudice civile collaborino, perché in effetti non è pensabile che ci sia un rinvio a giudizio da una parte e poi magari un provvedimento a favore del maltrattante in sede civile. Ci vuole una collaborazione costante. Con la riforma Cartabia questo deve essere addirittura un fatto obbligatorio. Poi la coordinazione genitoriale, questa è un'altra figura professionale molto importante quando ci sono ancora delle difficoltà di gestione e di attuazione della bigenitorialità. Insomma, ci sono tantissime novità di cui parleremo stasera e io mi auguro veramente che dalla sala ci siano degli interventi, saranno veramente bene accetti. Tenete presente che gli atti di questo convegno nazionale saranno pubblicati dalla casa editrice Ad Maiora, quindi tutti i partecipanti oggi a questo convegno riceveranno gli atti del convegno. Quindi se avete qualcosa da suggerire, da dire, domande o anche fare degli interventi, ben vengano, siamo a vostra completa disposizione. Adesso passo la parola a Marzia e vi ringrazio.